Amici di Moto.it, ciao a tutti da Parigi! Iniziamo subito questo test dalla descrizione del comportamento dinamico del nuovo Piaggio MP3 350. Già la cilindrata ci dice qual è la novità più importante, perché debutta il motore monocilindrico, monoalbero, 4 valvole, appunto di 330 cc, anche se poi il nome dello scooter è 350, dispone di 30,6 cavalli a 8500 giri, ma soprattutto è l'unico scooter che dispone di una frizione multidisco in bagno d'olio. Infatti la trasmissione, guardate, anche adesso sono a 15 all'ora, guardate come dolce l'attacco, è la trasmissione CVT in assoluto più dolce e morbida nell'attacco proprio dei dischi tra gli scooter, non soltanto tra i tre ruote. Altre differenze meccaniche riguardano, a parte il nuovissimo motore, i freni, perché troviamo su questa versione MP3 350 che si chiama Sport i dischi a margherita. Piaggio si conferma leader a livello di guidabilità tra gli scooter tre ruote, vedete che anche a bassa velocità è molto controllabile, il peso siamo poco sotto i 250 kg col pieno da 12 litri, ma la manovrabilità e il comfort sono esagerati. Frenata molto potente, abbiamo anche il pedale del freno che vi mostrerò dopo, perché questa versione è omologata, una versione LT, si può guidare con la patente B. Adesso siamo fermi nel traffico, vi faccio vedere anche altri dettagli come questo vano porta oggetti con la presa USB, frenata integrale col pedale e con le due leve invece separate. Leva di destra per i due dischi anteriori e di sinistra per il disco posteriore. Dischi grandi da 258 mm. Ripartiamo nel traffico di Parigi, ragazzi, rispetto a Roma e Milano, qui siamo veramente messi malissimo. Però perché siamo a Parigi? Perché l'MP3 qui è leader indiscusso. Se ne vedono veramente a dozzine ovunque, perché è apprezzatissimo per la stabilità e la sicurezza che dà col suo sistema a due ruote. Ed è bello vedere proprio un prodotto Piaggio made in Toscana, nato, cresciuto e progettato in Toscana, che spopola in questa bellissima capitale europea. Piaggio ce ne sono davvero tante, adesso vedete sull'altra direzione incrociamo anche una Vespa rossa, però l'MP3 è veramente il leader di questa città. Ci sono tantissime moto che servono per svicolare in questo traffico pazzesco e l'MP3 tra gli scooter è sicuramente un prodotto vincente che qui hanno apprezzato e si conferma leader di mercato, pensate, anche in Francia, nonostante la concorrenza transalpina che ha sviluppato un tre ruote. La sella dista soltanto 790 mm da terra, quindi si appoggiano bene i piedi per terra, c'è tanto comfort per il pilota, vedete anche il parabrezza è alla giusta altezza perché non disturba i piloti più alti. Scusate se la prova è poco dinamica, ma veramente vedete che anche la nostra guida parigina è ferma nel traffico, anche perché non può svicolare a causa dei tanti colleghi che ho alle mie spalle, altrimenti li perderemo nel traffico. Adesso metto anche il sistema, vedete che ho bloccato lo scooter con il tasto di destra, sono fermo sulle tre ruote senza dover poggiare i piedi per terra. Qui vi mostro il pedale per avere la versione omologata e guidabile con la patente B e il freno di stazionamento che mi permette di stare immobile quando sono fermo. Adesso lo tolgo, riprendo il pedale del freno. Sella nuova, molto comoda sia per il pilota che per il passeggero, e sottosella gigantesco. Ci stanno, pensate un po', due caschi integrali e resta lo spazio ancora per antipioggia, per i guanti e per tante altre cose. Veramente uno spazio incredibile. Vedete, quando parto poi il sistema di blocco delle sospensioni anteriori si sblocca e posso ripartire senza agire sul tasto, mentre quando mi fermo o metto i piedi per terra o blocco il sistema basculante con il tastino di destra. Ragazzi, c'è un traffico micidiale che però mi fa apprezzare questa trasmissione molto dolce. Vi posso dire che stamattina per fare le foto abbiamo anche sfruttato un po' le prestazioni dell'MP3 350 e c'è veramente un'ottima potenza. C'è anche la versione 500, ma francamente è quasi un di più, utile soprattutto a chi userà l'MP3. Vedete lo spunto come molto pronto, frenata altrettanto incisiva. Vi dicevo, l'MP3 500 è utile soprattutto a chi fa tantissima tangenziale, un po' di autostrada e magari, perché no, anche di viaggi in coppia. È inutile fare
classificazioni esagerate tra moto e scooter, la passione per le due ruote è una, anche se davanti ce ne sono due. L'MP3 è un gran mezzo, soprattutto il 500, anche per viaggiare. Le sospensioni sono molto comode anche sullo sconnesso. Adesso siamo sul pavé e apprezzo molto i nuovi ammortizzatori Kayaba che sono montati sulle versioni sport, perché la 350 MP3 c'è soltanto in versione sport, mentre il 500 esiste sia in versione sport che in versione business, e il business ha addirittura il navigatore TomTom di serie. Altri dettagli molto importanti riguardano l'aumento di potenza del 500, che adesso arriva a ben 44 cavalli, quindi una potenza di tutto rispetto per uno scooter 500, mentre questo 350 è molto equilibrato con i suoi 30,6 cavalli. Adesso ripartiamo, vediamo lo spunto del 350, che vi ricordo ha l'ABS, guardate, sono a 60 all'ora in pochissimi secondi, ma anche e soprattutto la SR, controllo di trazione disinseribile, che è fondamentale in città perché la ruota posteriore è molto grande, pensate che misura 140, diametro 14, però sul pavé bagnato, sulle strisce pedonali in città è una gran cosa, quindi saggia la Piaggio che l'ha montata. All'avantreno invece abbiamo due ruote 110-70, diametro 13, quindi funzionamento dinamico complessivo molto molto valido da parte di questo tre ruote, che si conferma il leader di mercato, e lo è forse ancora di più in questa versione 350, che è la più equilibrata della gamma. Vi ricordo che rimane a listino anche lo Urban 300 e poi c'è il top di gamma che è il 500. Amici di Moto.it, a riciao da Parigi per la presentazione del nuovo Piaggio MP3. Presentazione dinamica molto breve oggi in città, con qualche bel vialone che mi ha permesso di vedere quanto vada bene il nuovo motore 350, ma adesso passiamo a raccontarvi come cambia, perché non è un nuovo modello ma è un restyling del Piaggio MP3 300. Adesso arriva il motore 350 monoalbero, come vi ho detto nella prova, che dispone di 30,6 cavalli e soprattutto della frizione multidisco in bagno d'olio, che è veramente dolcissima nell'attacco, la migliore frizione che abbia mai provato su uno scooter. Cambia l'estetica proprio perché è un restyling, con la nuova presa d'aria del radiatore, abbiamo poi le frecce a LED, non i fari full LED come abbiamo detto a Eikmap, scusateci per lo sbaglio, e poi c'è il nuovo parabrezza che ha 4 punti di ancoraggio e non 3, e soprattutto ha questa presa d'aria sotto che diminuisce i vortici sul pilota. È sempre fumé, e dietro il parabrezza troviamo questo comodo vano portoggetti, utilissimo anche per caricare con la presa USB il telefono, per riporre i guanti, gli occhiali o anche la tessera dell'autostrada. Proseguiamo nella vista, questa è una versione che si può guidare anche con la patente B, e infatti troviamo il comando a pedale del freno integrale. Rimangono ovviamente poi i comandi che si usano sempre praticamente, con a destra il freno anteriore e a sinistra il posteriore. Cambiano anche i dischi, con due dischi a margherita all'anteriore da 258 mm, ovviamente c'è l'ABS, e troviamo anche il controllo di trazione ASR, vedete che c'è anche scritto qua che si può disinserire. Vi mostro anche la strumentazione, molto completa veramente, con il tachimetro a sinistra, indicatore della benzina, display centrale con il consumo, in città oggi ho registrato 16,2 km con un litro, ma con tantissime soste dovute proprio alla sessione fotografica e video da fare per moto.it. Temperatura esterna, ora, poi qui abbiamo la temperatura del motore e il contagiri. Blocchetti molto ben fatti e molto semplici da usare. Vedete a sinistra abbiamo anche l'hazard e a destra l'accensione e il comando che ci permette di bloccare lo scooter senza utilizzare il cavalletto centrale. Poi è stata rifatta anche la sella sul Piaggio MP3, vediamo che è molto grande, è migliorata l'imbottitura del passeggero e sono nuovi anche i maniglioni. È una sella, ve lo dico già, comodissima sia per il pilota che per il passeggero, e il 350 con le prestazioni che ha potrebbe essere un mezzo adatto non soltanto per la città ma anche per le gite fuori porta, perché è comodissimo e guardate quanta roba ci sta sotto la sella. Ci stanno addirittura due caschi integrali oltre a altro materiale che potete mettere nei vani che rimangono liberi. C'è anche la luce di cortesia, vedete che è veramente ben rifinito, c'è la sua mocchettina, è uno dei vani più grandi che possiamo trovare su uno scooter.
fari a LED anche posteriori e sospensioni regolabili nel precarico, le troviamo qui, vedete a destra e a sinistra due ammortizzatori marchiati Kayava. MP3 350 Sport si conferma un gran prodotto e costa anche caro, 8.599 euro, ed è un propulsore che mi è piaciuto moltissimo su strada, è molto potente, molto dolce nel funzionamento e potrebbe essere anche un rivale molto interessante in casa rispetto al 500 che costa parecchio di più, arriviamo a 10.699 euro per la versione business, più adatta ovviamente ai percorsi extraurbani, a tangenziali e autostrada. Ragazzi, adesso la MP3 l'abbiamo provato, lo lasciamo tutto per voi qui nei commenti su moto.it e sul nostro canale YouTube. E mi raccomando, non siate ottusi con i soliti discorsi scooter no, moto sì, perché anche lo scooter ha tutta la dignità di essere su moto.it e di questo ne sono convinto, anche perché la mia passione per le moto arriva da mio padre e, pensate un po', aveva soltanto la Vespa. Ciao a tutti, alla prossima prova!